ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con l'Autelivo. Oggi ci troviamo al Pian delle Betulle, o meglio, prendiamo la funivia che ci porterà al Pian delle Betulle. Quindi adesso una colazioncina veloce, poi funivia e volo con il drone, o meglio, non è un drone qualsiasi, è un Autelivo. Volo con l'Autelivo al Pian delle Betulle. Ragazzi, anche oggi camminata per far volare l'Autelivo. Ormai se non cammino questo drone non lo faccio volare, ho preso questo vizio ormai che cammina e poi il drone lo fai volare. Quindi ragazzi, seguitemi in questo video perché c'ho ancora un po' da camminare. Non mi fatta cole, avevo solamente voglia di tirarmi su, per non lasciarmi fa di cadere giù. Allora andiamo a male, in mezzo un temporale, quando la pioggia cade, cadi tu. Se stavo male, ci hanno trovato te, quel vento così forte, non dimmi buonanotte. Soltanto questa sera, amore capoeira. Ragazzi, come avete scritto nei commenti in altri video, prima o poi ci lascio le penne e io fare ste camminate. Quanto vale stare sul divano? Però sul divano l'Autelivo non vola, quindi camminiamo. Ok ragazzi, adesso direi che si può anche mangiare qualcosa, visto che abbiamo camminato. Ok ragazzi, ci siamo, ho trovato la location dove fare decollare l'Autelivo. Secondo me il posto è veramente fantastico, un panorama eccezionale. La giornata non è bellissima, però non è neanche così oscena. Quindi adesso preparo tutto, magari adesso monto il filtro ND4 della Polar Pro, così lo provo, che comunque c'è un po' di luce, non è proprio grigio. Quindi facciamo questa prova e decolliamo con l'Autelivo in questo fantastico paesaggio, Pian delle Betulle in Val Sassina. Holding on to this.
change, but so can you. So can you. Ok ragazzi, anche questo volo con l'autelivo qui al Pian delle Betulle è finito. Mi è toccato pure giocare con un cane che era all'interno di questo paesino di 10 case e che voleva giocare con un bastone. Peccato che ho dovuto giocare mentre pilotavo il drone. Quindi difficoltà aumentata, pilotare il drone e far giocare il cane, che ovviamente non era neanche mio, però vabbè, è stato divertente lo stesso. Quindi ragazzi, il video penso che sia venuto bene, perché comunque il panorama e il paesaggio veramente veramente tanta roba. Autelivo come al solito tanta roba. Ho usato il filtro ND4 della Polar Pro, è la prima volta che lo provavo, non c'era un gran sole però c'era una forte luce bianca, quindi speriamo che sia servito e non abbia peggiorato la situazione a livello di video. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, anche solo per il fiatone che mi faccio venire a fare ste camminate. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!